Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo, in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vedo andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. Io ho un'azienda informatica a Siracusa e chiunque volesse venirmi a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20. Il sabato solo mattina, la domenica è chiuso per riposo settimanale. Di cosa parlare oggi? Oggi ci sarebbero tanti argomenti, però mi concentrerò più che altro su quello che ho annunciato un paio di giorni fa, ovvero la nostra aggiudicazione di un bando pubblico per un terreno che si trova zona Balza Gradina. Oggi alle ore 14 ci sarà la prima riunione online, dove chiunque cittadino siracusano voglia partecipare può farlo. Mi scriverete in privato al 347 10 97 484 e vi darò il link su come accedere a questa videoconferenza. Si tratterà appunto come oggetto il terreno e sarà appunto la prima riunione, il primo incontro virtuale online dove andremo a definire quello che sarà questo piccolo grande tesoro che recupereremo e restituiremo alla città, alla collettività, e vogliamo anche giungere ai turisti, sì, perché sarà un qualcosa dove nella nostra idea coinvolgerà anche i turisti, quei turisti che vengono dalle nostre parti con le bici ad esempio, perché all'interno di questo progetto vogliamo provare a realizzare un'area pit stop. Quindi immaginate voi un turista che arriva a Siracusa e avrà la possibilità di usufruire di quest'area per fare manutenzione alla propria bici. Ecco, questa è una delle idee che abbiamo in programma. Chiunque volesse, ripeto, venire a partecipare, noi cerchiamo essenzialmente cittadini liberi, cerchiamo altre associazioni con altre idee, cerchiamo anche aziende che vogliano aiutarci in diverse modalità. La prima, ad esempio, quando io vado a parlare di un'area pit stop per le bici, è ovvio che avremo la necessità di qualcuno, di un'azienda che si occupi appunto di fare questo. Io non sono un biciclettaio, non sono un meccanico, non sono un carrozziere, quindi non ho la minima idea di come andare a fare questa attività. Quindi diamo questa opportunità a quelle aziende siracusane non che volessero appunto aiutarci e nel frattempo fare la loro attività che appunto si occupa di questo oggetto. L'area è anche nell'area è anche prevista la realizzazione di una zona fitness, yoga, poi nel progetto abbiamo messo dentro anche un'area picnic e un'area dove sia possibile giocare a scacchi e altri giochi da tavolo. Ecco, idee ne abbiamo tante, adesso dobbiamo cominciare a concretizzare. Abbiamo adesso finalmente un terreno dove poter coltivare, dove poter piantare queste belle idee e provare a raccoglierne il frutto, trasformando queste piccole idee in un qualcosa di reale, un qualcosa di esistente, un po' quello che stiamo facendo con la Sovrintendenza dei Beni Culturali, che ringrazio sempre per la fattiva collaborazione, che ci dà l'opportunità di poter accedere a siti e, recuperandoli, poterli far usufruire alla collettività e ai turisti, no? Non sono parole, l'abbiamo già fatto e contiamo sempre più di farlo in ulteriori siti, in ulteriori, diciamo, eventi che andremo appunto a organizzare per restituire ulteriormente siti appunto alla collettività. Per unirsi a noi, allora, nella riunione di oggi
come vi dicevo, basterà accedere da un link apposito che vi darò. Nel frattempo parcheggio, abbiate pazienza, vabbè che ho i sensori di parcheggio che permettono oggi davvero di poter parcheggiare con una tranquillità estrema senza andare a impattare sui paraurti, ok, delle autovetture. Dicevo, vi darò un link per poter accedere alla riunione. Anche non è necessario già da adesso avere idee, a noi interessa la partecipazione, a noi interessa vedere quei cittadini che partecipano, magari pongono delle domande. Molte volte non ci sono domande sbagliate, sono le risposte a volte che sono sbagliate, ma le domande di per sé sono tutte giuste. Quindi a volte, dicevo, da una semplice domanda poi scaturiscono tutta una serie di reazioni che vanno sempre nel tentativo di migliorare un qualcosa. Va bene, codice stazione di oggi 0857, si vincerà lunedì prossimo alle ore 20:15 un buono Amazon da 10 euro. Me ne vado a lavorare, ribadisco il mio cellulare che è il 347-1097-484, mi raccomando su WhatsApp. Buona giornata a tutte e a tutti a Savorussa, ciao!